siamo di fronte al gigantesco Cristo del Cimabue. È l'emblema di una catastrofe che ha colpito Firenze 50 anni fa, precisamente il 4 novembre del 1966. È il suo emblema, il simbolo di quel giorno terribile nel quale l'Arno esondò dai propri argini e invase tutta Firenze, l'alluvione del 1966. Bene, uno studioso del passato ha individuato 54 alluvioni dal XII secolo ad oggi. Le più disastrose sono state quelle del, come si può vedere in questa targa, appunto nella chiesa di Santa Croce, sono state quelle del 4 novembre del 1333, quella dell'agosto del 1547, del settembre del 1557 e poi l'alluvione del 1740, del 3 dicembre del 1740. Poi quella del 4 novembre, strano, un altro 4 novembre, del 1844. E infine, forse, anzi sicuramente la più disastrosa, quella del 4 novembre del 1966. Sono le 5 del mattino del 4 novembre, ormai l'acqua ha cominciato a tracimare e sta tracimando da Lungarno Acciaioli e da Lungarno delle Grazie e il resto dell'Arno, dell'acqua dell'Arno è a filo delle spallette, la tragedia sta per compiersi e intanto gli orafi del Ponte Vecchio stanno cercando di mettere in salvo quante più cose possono per evitare che la furia del fiume li porti via tutto. La situazione in provincia è disastrosa. Montelupo Fiorentino, San Mauro Assigna, Campi Bisenzio vengono invasi dalle acque del Pesa anche, che non riuscendo più a confluire in Arno si riversa completamente fra le strade delle cittadine. 6:30. L'acqua in piazza Cavalleggeri straripa dalle spallette. Le spallette cedono, la Biblioteca Nazionale viene invasa dalle acque e contemporaneamente anche tutto il quartiere di Santa Croce. Alle ore 7 la Nazione, la sede della Nazione, la tipografia della Nazione è allagata con quasi 5 metri d'acqua, mentre in redazione, che ancora allora si trovava nel centro di Firenze, un giornalista, Marcello Giannini, chiamerà a Roma per dichiarare la situazione in cui versa Firenze, ma non verrà creduto, il tutto verrà sottovalutato, sarà addirittura costretto a calare dalla finestra un microfono nella strada in via Cerretani e dire: lo sentite? Bene, questa è via Cerretani, non è un fiume, e invece si è trasformata in un fiume, ma continuerà a non essere creduto, come succederà a moltissimi di quelli che cercheranno, compreso il sindaco Bargellini, di avere soccorsi per la situazione. Sono le 12, ormai il dramma è in pieno svolgimento, Firenze è trasformata in un enorme Arno, l'acqua fluisce ovunque, in tutto il centro storico e la situazione è catastrofica, si contano già le prime vittime, sono morti due anziani, poi vedremo a quanto ammonterà la conta delle vittime e contemporaneamente in via Ghibellina, dove era allora il carcere delle Murate, si mettono in salvo, si cerca di mettere in salvo i detenuti per non farli fare la fine del topo. I detenuti delle Murate appunto vengono ospitati nelle varie case, ai piani alti delle varie case e lì succedono episodi anche estremamente divertenti perché, e umani, perché le persone accolgono i detenuti con tranquillità, gli offrono quel poco che hanno, considerate che ormai non c'è più acqua, non c'è più corrente, non c'è più telefono, Firenze è completamente isolata. Addirittura si racconta un episodio divertente di un detenuto che per ringraziare la signora appunto che l'aveva ospitata gli dice: al prossimo colpo che va bene saprò ricordarmi di lei.
E comunque, in ogni caso, alcuni detenuti invece attraverso i tetti cercano la fuga, vuotano delle armerie, insomma, però si riconsegneranno tutti poi in realtà, e la cosa finirà così, con uno scambio umano in questo disastro. La marea di fango è ormai implacabile, sta girando per tutta la città, in zone della città raggiunge i 6 metri. Considerate che non era soltanto acqua e fango, acqua che trasportava di tutto, ma anche nafta che è esplosa dai vari serbatoi. E questo crea dei problemi grandissimi, ovviamente anche in Palazzo Vecchio, in Santa Croce, agli Uffizi, dove si cerca in tutti i modi di mettere a riparo le opere e in salvo le opere dalla devastazione delle acque. Ormai sono le 20 della sera del 4 novembre. L'Arno ha raggiunto in vari punti della città i 6 metri d'altezza e le acque piano piano iniziano a defluire dalla città martoriata. Sfortunatamente non c'è acqua, non c'è gas, non c'è luce e soltanto le candele rischiarano una notte drammatica. Di una città avvolta nel fango, nel puzzo di olio, di nafta, nella devastazione, nelle centinaia di macchine che sono accatastate lungo le strade, trasportate dalla furia della corrente, mobili, suppellettili. È un vero e proprio disastro. La città sembra ripiombata in un periodo medievale. Non c'è nessuno, ovviamente, per le strade dove l'acqua è defluita. Quei pochi che si avventurano, avanzano nel fango fino al ginocchio, in un fango viscido che impedisce ai piedi di sollevarsi. La città non è attrezzata, partono i primi soccorsi, anche se scarsi, finalmente si ha idea di che cosa è successo. Il presidente della Repubblica di allora, Saragat, è in visita e di conseguenza sarà a conoscenza soltanto nel tardo pomeriggio di che cosa realmente è successo a Firenze. Il presidente del Consiglio Aldo Moro è a Re di Puglia e anche lui, appunto, avrà soltanto in serata la dimensione della tragedia che ha colpito Firenze. Partono però i primi soccorsi più semplici, delle persone più semplici. Dalla Versilia partono i bagnini con i loro pattini, con i loro gommoni, con le loro barchette, tanto per poter portare soccorso alle persone che hanno bisogno un po' di tutto, quelli dei quartieri che ancora sono allagati, dove l'acqua non è defluita, per portare acqua, medicinali, soccorso alle persone anziane. Si cominciano ad avere i primi dati di quello che è stata l'alluvione di Firenze. Firenze è stata sommersa da una massa di 250 milioni di litri d'acqua e da 600.000 metri cubi di fango. La situazione è realmente drammatica, cominciano ad affluire i primi soccorsi, ma sono, il tutto è in una città impreparata, in uno stato fondamentalmente impreparato a un evento catastrofico come questo. Non per nulla ci sono rischi di epidemie, rischi di saccheggi, come dicevo non c'è acqua, non c'è luce, non c'è telefono, non ci sono comunicazioni. È durante la nottata e poi la mattina che iniziano a fluire i soccorsi, ma sono tantissimi, sì, l'esercito ovviamente, tutte le forze possibili impiegabili dello Stato, ma anche tantissimi volontari che cominciano a fluire da tutto il mondo e che saranno fondamentali per la salvezza e la rinascita di Firenze. I fiorentini sono costretti a un lavoro terribile, durissimo, devono togliere tonnellate, migliaia di tonnellate di fango, ma si rimboccano le maniche e si mettono a lavorare, anche se sono molto critici con quella che è
la struttura statale che li ha abbandonati in qualche modo, si sentono abbandonati. Il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat si recherà a Firenze e dal sindaco e da tutto il Consiglio Comunale verrà consigliato di non visitare i quartieri più colpiti, Gavinana, San Frediano. Invece lui ci vorrà andare, il gippone si impantanerà più volte. Nonostante questo i fiorentini lo tireranno sempre fuori dal fango, tutte le volte che rimarrà impantanato, perché in realtà più che polemica nei confronti del Presidente ci sarà solo il sarcasmo tipico dei fiorentini. Il fango è dappertutto, il fango è sul pane, sulle sigarette, sulle mani, sotto le unghie, sui vestiti, dappertutto, e non ci si può lavare perché l'acqua non c'è, l'acqua corrente ancora non è stata ripristinata, tutte le condutture sono saltate e l'acquedotto dell'Anconella è stato fra i primi a essere colpito dall'alluvione, ragione per la quale le persone sono veramente esasperate e stanche. Nonostante tutto però i fiorentini non perdono la loro arguzia, il loro motteggio, la loro voglia appunto di ridere comunque anche di fronte a una tragedia come questa, e non per nulla sui negozi appaiono appunto delle scritte divertenti, tipo nei ristoranti oggi umido, oppure in alcuni negozi appaiono cartelli come dalla mota al consumatore. Cioè, evidentemente i fiorentini non perdono l'occasione ancora una volta di essere ironici di fronte comunque a questa immane, a questo immane disastro. La maggioranza dei capolavori di Firenze fortunatamente si salva anche grazie alle nuove tecniche di restauro. Sfortunatamente non tutte le opere si salvano, alcune rimangono irrimediabilmente danneggiate e sono perdute. Un esempio per tutti è il famoso Cristo del Cimabue, che rimane l'emblema appunto dell'alluvione di Firenze, del quale abbiamo parlato all'inizio di questo film. Il regista Franco Zeffirelli, un regista fiorentino famosissimo in tutto il mondo, girerà un documentario che si chiamerà appunto Per Firenze. Questo documentario servirà a sensibilizzare tutto il mondo sul disastro che ha colpito Firenze, sull'alluvione di Firenze. Il documentario, il film, sarà presentato da Richard Burden, uno dei più famosi attori dell'epoca, il marito di Elizabeth Taylor, amante di Firenze, della città di Firenze, e che vorrà appunto ricordarla in questo documentario. Tenete presente questo, che il documentario fu realizzato in tempi brevissimi e che addirittura arrivarono aiuti dalla Russia, dall'Ungheria e dalla Cecoslovacchia. Questo a dimostrazione che l'alluvione di Firenze era riuscito anche a battere, per poco, ma a battere la cortina di ferro. Quello che rimane uno dei grandi misteri dell'alluvione, è rimasto anzi come un grande mistero dell'alluvione, è stato il numero delle vittime. In realtà fiorirono le leggende metropolitane, molte leggende metropolitane, alcune molto macabre fra l'altro. Si diceva che c'erano persone che erano rimaste intrappolate nei sottopassaggi della stazione, cosa assolutamente non vera, e che avevano fatto la fine e la morte del topo. E tutto questo portò ad una insicurezza per quanto concerne appunto il numero reale delle vittime dell'alluvione del 66. In realtà è soltanto nel 2006 che, grazie all'associazione Firenze Promuove, un'associazione di Mariani, un giornalista che tutti gli anni ricorderà appunto ciò che avvenne durante l'alluvione, e grazie a lui appunto che finalmente si riusciranno a sapere esattamente il numero delle vittime. Il numero delle vittime appunto dell'alluvione sarà 35, di cui 17 a Firenze e 18 invece nelle zone circostanti Firenze e nelle campagne. Alle mie spalle la Biblioteca Nazionale, ora l'Arno è assolutamente tranquillo.
e placido, ma non era così il 4 novembre del 66 ovviamente. E uscendo dagli argini entrerà nella Biblioteca Nazionale, e nella Biblioteca Nazionale sono raccolti i codici miniati, antichi libri di un'importanza straordinaria, e verranno completamente sommersi dalla mota, dall'acqua, dalla nafta che li danneggerà, sembrerebbe, in maniera irrimediabile se non si sarà rapidissimi nel recupero, nell'interfoliazione e appunto nell'asciugatura. Saranno migliaia e migliaia i ragazzi, i giovani, i ragazzi, quelli con i capelli lunghi, quelli che vengono chiamati hippie, i figli dei fiori, in modo anche dispregiativo. Bene, dimostreranno di essere di tutt'altra pasta. Arriveranno a Firenze in migliaia, come ho detto, migliaia e migliaia da tutto il mondo, e si metteranno completamente a disposizione nelle condizioni più disagiate. Lavoreranno nel fango dalla mattina alla sera inoltrata per cercare di salvare i testi, e non solo, si sparpaglieranno in tutta Firenze, in tutti i monumenti, per dare una mano dove ce ne sia bisogno, e anche ai privati. Questi ragazzi che dormivano spesso nella Casa del Popolo in Piazza dei Ciompi, accampati veramente, pieni di fango ancora, con l'impossibilità di lavarsi, e che aiutano in qualsiasi modo la cittadinanza e la città di Firenze, verranno chiamati angeli del fango, e mai, 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 mai nessun termine risulterà più appropriato.